Oh, eccoci! Ciao ragazzi, eccoci qua. Dopo tanto tempo finalmente sono in live. Parentesi, questa è una live giusto per, perché da un pezzo che non faccio video, non faccio live, non faccio cose. Però, però, però stasera, oggi che, che cos'è? Oggi è martedì, oggi. Sì, oggi è martedì, giusto? Sì ragazzi, la concezione del tempo pari a zero. Sì, oggi è martedì, stasera è live che fateci fratelli dobbiamo parlare di... A uh, Asoka episodio credo 3, 4 e 5. Mo, non, mi sono già perso. Ma c'è troppo poco da dire quindi credo che parliamo di tutte e quattro puntate principali eh, che sono uscite. Praticamente. L'ultima live che fa abbiamo fatto a tema Soka Ero le tre, le tre puntate allora, per il resto che si dice, mi sentite? Eh, sì, mi sentite, allora, vedete che c'è un po' di casino, perché sto aggiustando un po' tutto, Riaggiustando un po' di cose. Stavo guardando un video pure di Vabbè Falconero, uh, si sì, continua qua, questo rimuovi. Pa, 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 pa. Allora, per il resto come va? Quindi stasera, ragazzi, aspettatevi G uh, Star Wars Battlefront 2. Poi vedremo se sarebbe quello moderno o quello classico. Poi decidiamo sul momento, insomma. Allora, dal titolo che avete visto, già avete capito che parliamo di Disney Dream Valley. Sì, perché allora è successa una cosa, io volevo portare quando avevo l'occasione cosa che non è stato fattibile perché ho avuto problemi perché adesso finalmente ho il modem tutto mio finalmente finalmente ho il modem tutto mio praticamente ce l'ho qua praticamente quindi già, già è qualcosa insomma mettiamo in chiaro questa cosa in pratica sono molto contento che mh, forse potrei essere più sono indipendente non dovrei avere più problemi e ho il 50% di batteria sì, perché il mio cellulare è poco scarico. Stavo guardando se tutto è posto. Perché dopo devo pure uscire. Sì, mi mandano messaggi i miei amici proprio ora. Non è il momento. Allora, che dire? Volevo portare l'evento dedicato a, a Bella e la Bestia, ma no, non ho potuto. Però l'ho giocato tutto. Poi c'è un altro evento dedicato a Ursula. Dove c'è la versione umana, quindi un altro piccolo evento dedicato a lei, ovviamente, inutile da dire che l'ho preso, l'ho preso e l'ho fatto pure. Bene, mentre giochiamo, vi racconto cose. Quindi attiviamo così e voilà ta 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 ta. da quanto tempo allora, allora, da quanto tempo? Che non faccio una cacchia live allora, attenzione. Sono le quattro e mezza Dopo tanto tempo L'auguriamo così la, la, la live uh, Cioè il riap La riapertura Mettiamola così di, uh, Del um, Diciamo Del mio rientro ecco, a, Al sito Viola Ovviamente molto Approssimato Intanto io cerco di portarvi tutti i contenuti Ci provo perché questo gioco Comunque è tanta roba Ah sì, uh, audio, audio ragazzi, audio. Se no, qua uno mi dice: Ma non si sente niente? Avete ragione. Eccoci qua. L'audio è un po' bassino, lo alzo qui. Po, 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 po. Ecco qui. Ora si dovrebbe sentire molto meglio. Allora, sì, lei, è il nostro personaggio che ha un bel vestito, un bel... Beh, ok, hai brillantina atti, una cosa bruttissima. Però è il costume che ci ha fatto Ursula, però vabbè, ci teniamo questo. Allora, sì, parte che mi piace. Allora, ho fatto delle modifiche che voi non avete idea da quando ho giocato. Vedete? Hey, no. Sì, si sente la sua voce, Ugo, uh, voglio che si sente. Però non mi va. Arrivederci. E arrivare, allora, allora, allora ho fatto delle sistemazioni allucinanti. Dall'ultima volta che ho portato un video a tema Disney Dream Valley. Voi non avete proprio idea di tutto l'impegno che ho fatto per, per costruire, abbiamo. Se vi ricordate, abbiamo fatto la missione storia finale. Abbiamo completato la storia, signori miei. Se per chi se lo ricorda dopo tanto tempo, abbiamo finito la storia di Dream Valley. Ragazzi quindi adesso ci gironsola la nostra cara depressa. Da qualche parte. Vediamo se c'è. No, non c'è. Ah, Eccola qua. Vedete, sta qui. Che mo' adesso Gironza Adesso ogni volta noi possiamo chiacchierare con lei. Ah, e parentesi, vive con noi. Ah, ecco qua. Bestia. Oh, ragazzi, è stato un casino. Bestia. Sto disgraziato. Non so chi sta salutando. Bestia. Sto disgraziato. Vale. Tre caselle, caselle equivale a una, due e tre Sì, praticamente questo è grosso, è veramente grosso lui E ho dovuto sistemare gli ingressi del ristorante Ah, lui adora i fiori in tutto ciò, lui ama i fiori Li sniffa praticamente, senza parola guarda. Abbiamo personaggi qui che ogni tanto si siedono, si siedono Come Pippo si è seduto appena mo' Abbiamo, abbiamo Vanellope e che eh, quel cavolo che è, vabbè, vedete che vanno a usare i fiori di nascosto. Non vuole farsi sgamare, ma stanno usando i fiori. Vedete che disgraziato non vuole farsi sgamare. Lol. Allora, vedete che ho messo tante casucce. Queste case sono tutte per animali domestici. Ragazzi, non immaginate oh, uno scoiattolo. Chi se ne frega, sparisce. Allora. Vabbè, uh, ah Vanelope. Ok, Ciao. i vicini sono gentili. Ok, Pippo. Vedete? No? Io ho messo fiori un po' ovunque se notate. Ma servono. Cioè, io ho fatto. Ah, abbiamo un'altra casa lì in fondo che si può ottenere tramite la versione fisica di ottobre. Perché hanno proposto che chi lo compra uh, il fisico con la versione. È completa, attuale, non so. Praticamente, ottieni questa casa. Eccola qui. Questa l'ho sbloccata, l'ho comprata. E questa è la casa di Belle la Bestia. Ah, ah eccoti qua. Parlare con te non è poi così male. Se Mi capisce. Ok, um, arrabbiata? Ok, mette un'ansia quando parla. Allora, ho sistemato molte cose. Sì, perché de devo essere sincero: ho dovuto sistemare veramente tante cose in questa. Sì, se notate, ho migliorato anche le strade in tutto ciò. Non so se notate, ho dovuto fare vento un lavoro che io lo ammetto. Mi sono divertito. Sì, perché tanto non potevo portare niente in streaming. Quindi a questo punto mi sono buttato a costruire a creare cose praticamente. Sì, faccio schifo, lo so. Però Almeno dovevo fare qualcosa in questi giorni. No, ho poi pure il compito a riparare perché aveva dei problemi. Quindi figuratevi. Ecco Penelope. La casa sarà di fronte. Uh, ma ci sta uno una pietra là. Due pietre. Sblocchiamo. Ciao Pippo. E si siede in luoghi così che non dovrebbe sedersi, però tutto normale. Sai che questa è la, è la zona di Frozen, però vabbè. Lui che ruba i posti degli altri, tutto, tutto normale, signori. Intanto prendiamo materiali. Sì, perché noi vi assicuro che abbiamo... Oh, io ho fatto un sacco di lavori, quindi... Ma or ora ho solo bisogno di soldi. Sì, ho messo altri animali qui, raga veramente ho fatto un bordello ho, fatto. ho risistemato... Ah, ecco, vabbè. Voi ricordate che avevo fatto il parcheggio. Metterò altri oggetti se necessario. Ah, ecco qua è lui che parla sempre. Uh, stanno parlando comunicando? Beh, diciamo che stanno comunicando. Ok, dicevo che stanno comunicando. Va bene. Allora, qua ho deciso di mettere tutti i personaggi, se riesco, tutti i personaggi Disney classici. Minnie, Topolino, Pippo. Quindi qua in pratica vorrei introdurre Paperina o altri personaggi, Pietro, non lo so. Non so cosa introdurranno, cosa possono mettere quei personaggi. Dall'altra parte già c'è Zio Paperone. Là ci sta tu, Vedete i palazzi. Quando sono palazzi di questo tipo li metterò tutti là. Ecco, lui non si può sedere, per esempio. Eh, questa è un'animazione che devono fare. Che lui si, può, si deve sedere. Non lo so, infatti non si siede. Che brutta cosa. Infatti devono migliorare qualche patch. Intanto... Oh, ce la sono scordata. Intanto, lì in fondo abbiamo risistemato. Ah, è vero la biblioteca, ragazzi. Ho scoperto che questi disgraziati leggevano come fa lui adesso. Ah, e ho sbloccato pure una volpe, Arcobaleno. Ecco qua. Lui si mette a leggere i libri. Cioè, questo lui è una libreria, non lo sapevo. Infatti, ho settato in un modo che i personaggi vengono qui e leggono. Questa cosa l'ho sbloccata che vedete qui. Grazie a Belle Parlando Bello do La dobbiamo sbeccare O sta ancora nella casa Si sì, sta in casa lei Vabbè Con calma Ho dovuto sistemare La posizione dove stava Buzz Lightyear Buzz Lightyear L'ho sistemato là Ho sistemato Ah ogni personaggio Ha un animale domestico Vedete Ah giusto E questa è una cosa che tu sblocchi Con bestia Um, bestia? Eh grazie Non hanno usato i fiori quando sto qui Ecco grazie Maledetto Ma è bello che è andato lì direttamente a vedere i fiori Cioè boh Vabbè Intanto ho dovuto, spost ho dovuto spostare tutto Prima quindi per colpa Di colpa sua Poi Vabbè là io spero di mettere Ercole Raga Ercole Ah ricordate che il nuovo aggiornamento Che sarà a ottobre Già ve lo dico non si sa quando però a ottobre si dovrebbe parlare di contenuti nuovi dedicati forse a, ad aladin ragazzi e forse si parla di Aladdin con nuove aree quindi zone desertiche probabilmente cose varie quindi espansioni di, territo, di terreno o spero perché ne ho bisogno soprattutto perché credo che quando tu avrai più personaggi ogni personaggio avrà anche una casa un po' più indipendente secondo me a ah, ursula Ragazzi Ursula vi faccio vedere Ursula Assolutamente vi faccio vedere Ursula Questa è, è una cosa che ho sbloccato al suo evento Ecco infatti ve lo faccio parlare di eventi Ma sono scoraggiata Nel negozio Non questo Eccolo qua No No l'ho detto bene Nel negozio Eccolo qua C'è quello di Wolf che abbiamo sbloccato Che poi sbloccavi il suo contenuto e qualcosa per, E Ursula ecco qua Sblocchi tutto questo equipaggiamento anche il costumi i vestiti Sì perché abbiamo anche questo vestito E lei che è così Che si chiamerebbe Vanessa e Ursula che diventa Vanessa Sì più Vanessa Quindi quando tu entri qua dovresti trovare Vanessa E non la trovo Ma che esco vuol dire che la troverò davanti all'ingresso E infatti eccola qui Eccola qua Ci sta, mi piace che è un altro personaggio L'ho lasciata qui perché comunque è la sua area E ho scoperto che i personaggi femminili si mettono fermi qui a guardare lo specchio Quindi sì, hanno aggiunto nuove interazioni ai personaggi Di cui comprende... Vabbè, intanto vi faccio vedere tutto il percorso Io ci ho rilavorato tutto, signori, qua comunque Voi non avete idea, ma io ci ho rilavorato tutto Ho oh, palazemente rifatto tutte le strade. Raga, ho sudato e eh, ci ho messo giorni. Però è stato divertente. Ah, anche un'altra cosa. Questa è una cosa nuova. Praticamente i personaggi a quanto pare devono stare a vedere sti cosi qui. Ah, giusto, questo coso funziona. Ah, era chiuso. Ah, infatti era spento. Ecco, ora funziona. Ok, dicevo. Quindi ho sistemato tanta roba, ragazzi. Ue, ciao, Eh, lo so, ho avuto un periodaccio abbastanza complesso. Quindi ora sono un po' di nuovo libero. E, oltretutto, sono pronto a mostrarvi cose. Praticamente. Stasera live a Star Wars Battlefront 2, eh. No, parleremo di Asoka Episodio 4, 5 e 6 Sì, perché abbiamo parlato già dell'1 1, del 2 e del 3 Quindi dobbiamo fare il 4, il 5 e il 6 No, aspetta Ahsoka hanno fatto il sesto puntata, Sì Eh Vabbè, lei Eccoti qua La depressa Ho sistemato tutte cose qua Praticamente Uh, ma abbiamo ancora Queste cose qua Che non ho tolto? Togliamoli Scusatemi Questo è uno spazio vuoto, perché può essere che c'è Rapunzel, che se è una torre gliela metto qui, perché la torre a vista, tra virgolette, la vorrei mettere poi qua una torre. Sempre se Rapunzel, poi Rapunzel è un po' matta, quindi ste cose gioiose di divertimento gli piaceranno sicuramente. Vabbè, questo l'abbiamo sistemato, che è quello là di Woody. Sotto ci sta la casa di, eccolo qua, Ta -ta 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 -ta. Di... di Stitch. Eh, ragazzi, abbiamo fatto un sacco di lavoro, eh. Cioè, ho fatto un sacco di lavoro. Quindi, secondo me, sono pronto a proporre... Ah, parlando di proporre, io devo mettere i, i fiori qui. Così abbelliamo un poco le situazioni. Eccolo qui. Uno. sì, sì li metto ogni volta che... Lo so che mi state dicendo, ma scusa, te li metti proprio qua li metti sì e tolgo questo e tolgo questo, poi poi c'è questo, non vedo più nulla, Ah ecco qua. E un altro te lo metto un po' più bello sparato. Qua. È un po' noioso. Ah so che è un po' noioso come serie. Onesto Ale, onesto, non lo nego Cioè allora, non è brutto Però è come vedere una uh, La quinta stagione di Rebels Niente di più e niente di meno È un po' lento nel concetto narrativo Ah ecco qua bestia, sempre che di sniffare i fiori Sì vado, va pazzo per i fiori bestia Ah volete sentire come parla bestia E eh, mette ansia non avevo mai visto un regno come questo prima d'ora Sa parlare Mangia con le mani I doppiaggi sono belli, comunque, di sto gioco. Eh, no, quella è una cosa simpatica, il fatto di... della citazione. Però non tutti le capiscono, eh, certe citazioni. <ride> Vabbè, devo fargli credere che aveva ragione. Ovviamente, andiamo da bello intanto. Però, posso dire che mh, il flashback degli, dei cloni, fase 1, è stata tanta roba. Quello è stato ente, un bel tocco di classe, io lo concedo. Però la serie è lenta. Questo è una pecca della, del gioco, della serie TV. Però, tanto, ho capito che vogliono andare per le lunghe. Quindi, tre stagioni sicuramente ci saranno, come sempre. Uh, eccola qua, bello Sono così contenta che parliamo Esagerata, madonna Che sei da sola si, si da sola da quanti anni No, non ho niente per te da darti Quindi parliamo Che invenzioni oh. I hope we can talk again soon. Sì, non hanno doppiato tutto il gioco <ride> A volte ha dei doppiaggi in inglese, che bello Bravi, bravi sviluppatori, eh vabbè, vabbè, succede Vabbè, è sempre un gioco accesso anticipato questo, eh Ancora non è completo sto gioco Ah, qua non ve l'ho fatto vedere come l'ho sistemato il, 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 um, La spiaggia Cioè praticamente ho creato dei propri veri lidi. Sì, mi è venuto spizio di fare i lidi. Ah, devo comprare una sedia, è vero, ecco. Cosa devo fare? No, è bellissimo. Mo te lo leggo alle ah, cose che mi ha scritto. No, ne di guarda. Del lato... Ne, ne dubito fortemente. Quello che mi stai dicendo ne dubito fortemente. Troppo da esperti di Guerre Stellari. Mettiamola così. Troppo esperti di Guerre Stellari. Non metteranno mai un argomento di questo tipo. Uh, cioè, sottovaluti il potere uh, del nostro Felloni. Te lo risponderebbe anche di uh, uh, Grievous questa cosa. Fidati. Ne, ne dubito fortemente. Se lo fanno è una figata. Ma ne dubito fortemente che lo introducono. Possono accennarlo o introdurlo, ma non andranno oltre. Ah, a proposito, giusto. Se mi dimentico. Qua Nella prossima patch può essere che lo sbloccano quest'area, eh. Perché abbiamo sbloccato tramite un marchingegno. Eh? Intanto queste sono tutte aree. Ah, queste sono cose che abbiamo sbloccato all'evento che ve lo faccio vedere immediatamente. Questo qui. C'è la na barca, eccolo qua. Vedete il tesoro? Sì, 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 era Temalwin, signori. Molto figo, molto figo. Questo invece l'abbiamo comprato. Poi vediamo un po'. Intanto queste sono tutte cose sbloccate a eventi, missioni dei personaggi. Questa è la mia nuova casa. Una delle case. Ora spostiamoci, che qua abbiamo già girato abbastanza. Qui è inutile che rigiro. Andiamo. Sì, andiamo sopra. Andiamo sopra e eh, diamo i fiori e vendiamo cose. Devo dire la verità che, veramente, ho fatto una risistemazione della, della, della valle in maniera imp impeccabile. No, impeccabile no, col cavolo. Mm, no, oh. più che altro, uh, uh, ci sono molti meme dedicati a Soka. Soprattutto sul fatto che. La gente vede la serie per il lato B dei personaggi femminili e non per la trama. Clicco a parentesi, non ha tutti i torti. Ok, non siamo così cattivi, però teoricamente la battuta c'è sta e come non c'è sta. Trono lo, uh, se lo devo sfruttare lo sfrutteranno nella prossima stagione guarda che Sono so, solo. So, so, quante punti a terra? 6, 8? Già molto sono dimenticato. Quindi è già praticamente finito. Non fanno nulla. Hanno, quindi forte. se lo sfrutteranno in maniera inutile, rischiamo di, di fargli fare ghifa a Sofi Me quindi preferisco più che aspettiamo direttamente la seconda stagione. Che, che ci vorrà tempo. Ci vorrà tempo. Comunque domanda molto curiosa, cosa uh, sì. Ah ecco, queste hanno introdotto sta cosa, le comunicazioni tra personaggi. È giovanotto. Sì, perché lui giustamente è un astronomo. Lo stai facendo impazzire a ah, ah. Coco Banana, big girl. <ride> Scusatemi. Ma vedendo lui che ballare, ragazzi, mi è venuto spontaneo a pensare. A Rafiki che è davanti a, a, a Simba che si mette a ballare. Coco Banana. <ride> Scusatemi. Intanto, questa è l'altra area. Eccolo qui. Mamma mia che lavoro che ho fatto. Signore, voi non avete idea di tutta la fatica che ci ho impiegato a fare uh, tutti questi percorsi. Allora, una cosa qui. Qui non può entrare bestia perché si blocca... No. Può, però non può passare qui. E qui è un miracolo che passi. No, bestia non può venire. Vabbè. Allora, prendiamo sti frutti. No, comunque ovviamente ho fatto un lavoraccio per fare tutto sto, sto miglioramento di, di stasera Oh, ancora. Accogliamo. Questi ci servono i materiali, eh? quindi ovvio che li raccolgo. No, tu qui no. Non credo che ci sia altro da fare. Eccetto prendere le gemme, le famose gemme, signori. Questa è una live molto tranquilla. Eh? Se, eh, poi stasera ci scateneremo con Star Wars, con Guerre Stellari e parleremo di Asoka. Parentesi, aspettatevi insulti e critiche di Grievous, di Grievous perché Grievous non sopporta Asoka, quindi già in piedi di guerra. Se sì, lo sta comunque guardando la serie, anche se, se odia Asoka. Che bello guardare una serie che non ti garba. Però lo stesso. So perché c'è il personaggio che odi. Però lo guarda perché magari può dire qualcosa di interessante. Tra virgolette. Oh, ecco qui. Raccogliamo cose. Intanto ho fatto un cimitero realizzato qui. Giusto per. E se deve fare. Soprattutto se dobbiamo poi mettere. Ah, è vero, qua. Uh, mettiamo cose. Eh, eccolo qua. Si, sì, devo ancora finire di fare questo, questo mu queste mura, signori. Ce ne vuole un po' di tempo, eh. Guarda che i materiali ce ne vuoi a fare fasse cose, eh, ce ne vuole. Bellissimo. Sì, ho fatto un'area dedicata proprio all'Halloween, signori. Su cosa? Force Wars. In che senso? Ah, il potere della forza, intendi? Mm. Spiegati, Ale Oh, questo è, mm, è la fata smemorata, smemorina come la chiamano Eh no, spiegati bene allora di Forza Wars, perché in cosa intendi? Ma perché non l'ho collegato, quindi spiegati un attimo in che senso. Mi parlando di cose, io devo sistemare delle cose. Ok, appunto. Figurati se. Oh, detesto la luce del sole. E che cacchio stai a fare qua? Vattene, no? Mamma mia. E Ale ah, fu così che scomparve. <ride> Comunque. Se è una cosa dedicata a fumetti e romanzi, fidati che è molto difficile che lo propongono. Perché le serie in questione cercano di chiudere quel tappo narrativo. Ah, Madonna, parli del periodo? Ho capito. Eh, no, no, troppo complicato. Troppo complicato, Ale. Ti piacerebbe, ma troppo complicato. Ma soprattutto perché adesso <coughs> dovremmo rinno rinnovare tutto. Anzi, un, un annuncio importante per chi è fan di Guerre Stellari: è stato confermato che Eclipse sta andando ancora avanti e sta, ancora sta, sta in fase di sviluppo, però non uscirà su Assolutamente il 2028. Ma si parlerà di molto più avanti. E questo è un bel problema. Sì, avete capito. La, uh, la... Oddio, oh, guarda uh, come lui si avvicina a ogni cacchio. Io non vedo l'ora di mettere tante case così. I personaggi camminano solo in determinate strade. Perché mi scoccia che giro, non so, a caso così. Non mi piace, Devo, eh, deve starci un ordine quando camminano. Sennò che cacchio fa... ha fatto le strade. L'unica cosa che dovrei fare a ah, un percorso da, tre, eh, da, una, da una grandezza da 3, non da 2. Vabbè, però. Oh, è colpa di bestie che è grossa. Eh. Colpa sua. Comunque, stavo dicendo. Um, non cre purtroppo è un argomento molto impegnativo. Attualmente, le serie in questione che vogliono andare avanti è Mandalorian Ahsoka. Asoka. Probabilmente Boba Fett, Boba Fett. Uh, magari uh, uh, Andor. Andor assolutamente. Probabilmente ci potrà stare. E, e sottolineo, eh, sottolineo: può essere che introdurranno anche. Uh, mh, come si chiama? Uh, Obi-Wan. Ma proprio, forse, eh, non è sicuro. Io, io voglio una serie dedicata alla guerra dei cloni con il diario di un soldato, assolutamente. O di Rex, delle sue narrazioni. A parte che vedere Rex in live action è tanta roba. Eh, ma è anche molto impegnativo perché dovre perché... Il fatto è questo, essendo che stanno toccando un po' questi argomenti... Magari tramite il potere della forza È eh, il potere della forza, buonanotte Con uh, Jedi Survival Quindi stanno toccando l'Alta Repubblica Un po' queste situazioni eh, Star Wars Apocalypse è dedicato subito a quello che è successo dopo L'Alta Repubblica Per farti un esempio molto, molto No, che Alta Repubblica? La La vecchia Repubblica, mi sembra No, Alta Repubblica, dopo l'Alta Repubblica per esempio ovviamente quello che mi stai dicendo tu è ancora prima per carità lo so cosa vuoi dire però tu considera che già questi argomenti stanno un po' pochettino toccando con i videogiochi mettermi a parlare anche di queste cose ancora più indietro è un macello fai inscemurire un po le persone soprattutto se mi stai mettendo tutti concetti o contesti estremamente diversi che non corrispondono diciamo um, a quella tipologia di serie, ok? Serie, mentalità o uh, narrazione. Se non, ne, se non ne parlano ancora, non, ne, non lo toccheranno mai. Tali argomenti lo so, che ha, ric sì, ha ricanonizzato. Sì, lo so, perché uh, uh, Andor, ah, però c'è un problema di Andor. Andor ha fatto un. un una cosa di riferimento, una, un personaggio, una, una creatura, ma non ha fatto altro. Cioè è una cosa che c'è, ma non c'è niente di narrativo dedicato appunto a passi indietro, come posso dire. Andor gioca su un periodo di narrazione... Uh, Mm, come si chiama dopo l'episodio 4 durante dopo il, il uh, dopo o durante più che altro il periodo dell'oscurantismo ma non toccheranno mai argomenti ancora più indietro che, che dici tu Andor non è Non li ha uh, come dici tu ricanonizzati semplicemente ci sono esistono se si fanno vedere bene o se no niente ma non, uh, non c'entra nulla io ti parlo di concetto narrativo, non di concetto di un personaggio, di una creatura o di qualcuno che, che si vede. Ma per il resto non c'è altro. Non c'è proprio altro. Quello è. Quindi, boh, io alzo le mani, eh. Ah, allora, purtroppo alzo le mani perché sono argomenti che secondo me non toccheranno mai. Tranne, tranne in qualche videogioco o roba simile. Sì, solo il nome, appunto, quello dico. Eh. Ho fatto una cosuccia, ma non, ha, non è un canonizzare, perché canonizzare. Non è una questione di canon non canon. Guerre Stellari, un universo troppo esteso di narrazione. E anche se adesso c'è, tra virgolette, il nono canone, che poi in realtà chiamarlo nono canone è un parolone, essendo solo perché non sono stati adesso accennati o parlati, non vuol dire che non, è, non, non esiste più quella cosa. Republic Commando, per esempio, esiste solo che hanno dovuto rimostrarli, accennarli perché si parla del periodo di The Wars, la guerra dei cloni, però potevo benissimo fare il periodo dell'oscurantismo imperiale e mettere i comando imperial commander che esistono, ovvero i comando rimasti che sono diventati imperiali. Se li avessi introdotte alla fine mi, mi, mi fai vedere una cosa che noi conosciamo, soprattutto quelli là di vecchia data. Quelli nuovi generazione lo scopo e dico che è una cosa bella. Esatto, è una specie invasore, ma... Sì, parli sempre del, di dei racata, e... ma allo stesso tempo non sono niente, capito? Non, uh, sono solo delle creature che possono essere introdotte anche in un videogioco, in futuro o più in là. Ma basta, fish, se mi parli di concetto narrativo come hai detto tu, il fatto della caduta dei, 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 dei Jedi e dei, dei compagnia Bello dell'ordine, cose varie, tutto il resto. O lo rinarrano, o ne riparlano, o lo accennano. Allora, allora può diventare di nuovo canone. Mettiamola così, e zitto tu, Ca canone. Ah, ti vuoi sedere vicino a me? Sì, ti va bene. Mamma mia, che ansia. Che poi Pippo è gigantesco. Cioè, considerando che questo personaggio dovrebbe essere alto 1,70 metro e come me. Pippo, quanto sei alto? Un metro e... No, neanche sei due metri. Due metri e dieci. infatti, cioè, se io mi alzo sei due metri... Sì, sei palesemente 2 metri. E passa. Che ansia, ribadisco. Potevo farlo un po' più piccolo. Mamma mia, che ansia. Pippo, metti ansia. Ah, se mi state chiedendo cosa sto cercando materiali. Semplicemente materiali. Bene, ora si scava. Cioè ora si, si, si rompe. Mi ha dato una notifica e ora devo vedere che cacchio mi è arrivato. Perché in realtà dovrei anche uscire? Quindi, sì, ormai è uscito un po' di sole, quindi posso approfittare e farmi una passeggiata. Comunque, stasera parleremo di quello che si vede da DiAsoca, quello che si è parlato, della, del fatto dei flashback dei cloni e tante cose, dedicato a soprattutto anche al concetto dei. Dei nuovi antagonisti che sono son stati mostrati. Il fatto di trono e cose. Vabbè, ragazzi, è la solita routine Insomma, stasera, però vi parlo sempre per le 10 in poi. Eh. Dalle 10 in poi. Purtroppo il nostro orario è un po' uh, tardivo. Ma so perché giustamente c'è chi lavora e quindi fa tardi mentre deve cenare. O roba simile. Signori miei, purtroppo questi sono gli orari. Quindi cosa significa? Significa che se riuscite a stare entro stasera a vederci bene, o se no vedete la repica sul sito rosso, sul mio canale. Mamma mia, l'occhio... Si è addormentato l'occhio? Che è successo? Ma mi è finito un capello... Mi è finito un capello, vedete, sulla... sugli occhiali. Mamma mia, perdo capelli. È la vecchiaia, signori. E dopo i 30 anni percepisci tutto. Percepisci mal di schiena, mal di collo. Percepisci la stanchezza quando cammini. Che non hai dormito quell'oretta in più. Mamma mia. Ok, non è vero. Non è che siamo, diventiamo un catorcio dopo i 30 anni. Però. Un po' inizia a percepire che. Non puoi fare il tuo Ciao. E poi sto scherzando, eh. Attenzione. Se non faccio venire Ah, se avete notato, ho messo pure le radio. Ho messo. sentite l'audio ok allora se avete notato ho messo uh, questi cosi perché i personaggi si fermano i personaggi hanno molta interazione a parte dialogare fra di loro hanno la interazione con i fiori il fatto che si siedono il fatto che leggono come anche là vedete che si sono messi a leggere ok due, si mette a leggere qui che non capisco perché scelgono proprio di leggere qua così però però vabbè, lasciamoli stare. Poi c'è sta il fatto che si mettono davanti gli specchi, ma sono i personaggi femminili. Là in fondo è andato qualcuno a leggere a vedere quella cosa, no, nessuno. Che tristezza. A cui si mettono qui a Ah, giusto, c'è anche un'altra animazione. I personaggi che non conoscono questo oggetto si rimangono a a, a osservarlo. Ah giusto, e poi ci sta anche l'altra animazione, il belvedere, vedere. cui i personaggi si mettono a fermi a guardare il panorama. Lei si siede sempre perché ho di sedersi. Questi sono si fermi a parlare. Vediamo se vediamo la discussione. Uh si sì. vedi, fanno le interazioni. Un gran trombone. Ma, ma ok. Vedete, fanno queste interazioni che non li posso leggere. Senti cosa mi hai scritto intanto. Allora, tu considera che adesso alla... non è una questione di Disney perché, se uno mi mette in mezzo Disney, non è così, signori. Il problema è che Star Wars non è più quella cosa al 100% per adulti, ok? Sì, perché Star Wars è abbastanza. Una tra... È nato con una, con, diciamo, con una prospettiva di, di. Come posso dire, del concetto, almeno quello stellare originale, attenzione, della principessa. Del, uh, del protagonista eroe... Del, uh, del ribelle che può essere un pirata... Può essere quello che vuoi... Uh, abbiamo un antagonista megafotonico... Con un esercito abbastanza ignorante... Anche se allo stesso tempo... So sono inutili... Però... Ovvero il Stormtrooper... Trooper, Però... Il fatto che se devo morire un personaggio... Muore... Punto... Quello è... Perché c'era il concetto del... Ok... Tutto bello, tutto figo, però è un'avventura, è sempre un concetto che c'è purtroppo qualcuno che deve morire. Punto. Nel bene o nel male della situazione narrativa. Adesso um, far morire un protagonista, un personaggio principale, non è più tanto fattibile, soprattutto perché, oh mio Dio, facciamo piangere le persone, oh mio Dio, ma ci sono anche i bambini, oh mio Dio. Signori, fate una trama e basta. C'è. Cioè, ho visto Stormtrooper che ogni volta che vengono colpiti da una spada laser sulla pancia. Ok. More. Muore sempre. muore male. Chiunque muore. Chi è che non muore? Ecco. La Padawan. La nuova Padawan di Asoka. Ecco. Senza che vi faccia il nome. Avete capito chi sta seguendo la, la serie. Capite chi intendo. E viene infilzata male qui. Ah, oddio. Sono riuscito a curarla, a riparare. sta bene. Si muove pure. Ok, giusto. Perché? Eh, perché no? Eh, ovviamente è il protagonista. che fa, mo La facciamo la schiattare in corpo? No, ovvio che no. E per carità, tutto rispetto. Avete ragione. Però fa girare un po' le cose. A mio avviso. Poi ognuno pensa quello che vuole. Cazzo, solo uno posso fare Cioè, solo tre volevo dire, scusa. Va bene, quindi non... No. quindi non è una questione... Uh, ma qua ci sono altri due, devo svuotare. Uh, quindi non è una questione di good evening, uh, good evening. vabbè, uh, no, non è una questione del, uh, come hai chiamato, tu aspetta, uh, di finale buono, un finale buono che deve per forza finire bene, semplicemente... Pensano che fare determinate cose serve per anche per una fascia d'età che loro lo considerano. E secondo me è una balcianata. Perché certe fasce d'età ormai non si, non, si, non si sorprendono più di tanto. Vabbè, ah tu non ti emozioni, alcuni sì. Quello è molto soggettivo il fatto che ti emozioni una cosa. Per dire. Però, nello stesso tempo, se un bambino vede un personaggio e si affeziona perché sa che è il protagonista, e poi memora alla fine del film, è un po' brutto. Tranne se non è un concetto di sacrificio, ma nello stesso tempo è brutto lo stesso. Io ho visto anime, serie tv, che spesso un personaggio molto figo fa un una, fi una fine. Anche or bella, però cacchio quanto ci rimango male. Infatti a volte è successo che anche se hanno fatto un seguito di quella saga cinematografica o videoludica, io non l'ho continuato a vederlo. Mi è morto il mio personaggio preferito, che faccio? Non ce la faccio a vedermelo. Non per me quella quel serie, quel film, quella quel videogioco, non è non per me non ormai non esiste più perché mi hai abbattuto il mio personaggio preferito che ci tenevo tanto e magari era uno dei personaggi più fighi come protagonista anche oltretutto un esempio lampante banalissimo banalissimo uh, Destiny 2 cioè in una delle narrazioni mi muore mi muore il personaggio robotico fantastico e simpaticissimo io ci sono rimasto una merda ma male male male, ragazzi. Lo so, ora uno mi dirà. Vabbè, ma adesso è vivo. E ho capito che adesso è vivo. Ragazzi, è vivo perché. Signori miei, ci tenevo troppo a quel personaggio. Farlo morire in quel modo. Che era un ottimo sacrificio. Ma era molto bello. Signori miei, è brutto. Brutto brutto anche a me. Cioè, a me mi ha colpito, mi ha massacrato. Infatti, non ho più giocato a Destiny 2. Poi ho visto che l'hanno rifatto ritornare. Un po' mi ha fatto girare pure le scatole. Perché. Il problema è che un business, uh, soldi, qualsiasi cosa che volete, se vedo che quelli là poi non smettono di giocare perché non c'è più quel personaggio, eh ragazzi, sono, sono, sono circostanze, sono condizioni e uh, come posso dire, sono... Uh, è un causa effetto insomma, ecco, non so come dirlo in altre parole. Quindi sì. Purtroppo tu mi dici: è eh, brutto che muore quel personaggio, ma che tanto non fa niente, può anche morire. Sì, però sapete quanta gente per colpa di quella mancanza di quel personaggio non, non seguono più un libro, un romanzo, un, una serie animata, una serie tv, una, un film, una serie cinematografica, un videogioco, appunto. Proprio perché manca quel personaggio che magari era un personaggio emblematico o o particolare e cose varie. Per questo, per non succedere queste situazioni, arrivano gli anime dove ti fanno innamorare tanti, tanti personaggi. Ah, devo conversare? Vediamo? No. Ridono e scherzano. che okay, basta. Quindi per fare un esempio, gli anime che cosa fanno? Ti fanno affezionare a molti personaggi e poi ti fanno schiattare uno di quelli. Però, però intanto ci stanno gli altri, alcuni altri quattro che puoi sostituire, tra virgolette, perché ti sei affezionato a quei personaggi. Però sono sicuro che molti, molti, quando c'è un personaggio principale che scompare, mora o si sacrifica, eccetera, eccetera, vi assicuro che spesso non guarda più quella serie quel film e cose varie. Onesto Secondo voi ragazzi eh, In Star Wars Quando è morto oh, oh, Quando hanno fatto morire nel settimo film Han Solo, Secondo voi a gente è piaciuta sta cosa? No, per due motivi Uno è una copia uh, Dell'idea di, di Star Wars uh, il, il fatto del secondo film Cioè l'impero colpisce ancora Quando Darth Vader di, uh, Cioè è una scena verosimile di Darth Vader e Luke ma che vuoi tu? Ciao. Vabbè, i fiori, ovviamente. Vai a sniffare i fiori, bravo. E, stessa cosa, stessa cosa banale. Che cos'è la run? Sto facendo la nona. Run di Cotor 2. Complimenti Ale. Un altro uh, Dopo la morte di, di Anzolo, molti hanno detto: ok. Basta. Già un personaggio me l'hai tolto. Ale dice grazie, e infatti, è uno dei film che a molti non piace. Il settimo, l'ottavo non ne parliamo proprio. E il nove, e vabbè il nove è, Il 9 è, è praticamente caotico, cioè. È caotico, confusionario, è dice, grazie. Sì, sto facendo un po' schifo. Sto facendo uno schifo la serie e eh, la nuova trilogia, perché da tutto rispetto, però è così. E lo dice chi è. Fa ah, vedete, si è messo a leggere. Cioè, sta lì a fare il piccolo chimico. Chiamiamolo piccolo chimico. E, e non mi parla reale di Kotor. Che io devo finire ancora Kotor 1. Infatti ne sto parlando con. Con Grivus. Quando avremo tempo di iniziare continuare. Anche se lo lo io e lui. Ah, ma si è rimasto troppo indietro, signori miei. Eh, ma. Il problema è che lavoriamo tutti E non, uh, per fare Coto ragazzi ci vuole ore Si deve stare appiccicati a ore raga Quello è il fatto Io ora sono, sto giocando Vi sto portando una live Però vi assicuro che fra poco già stacco Perché sto perdendo un po' giusto un po' di tempo Ma io ora devo uscire Fare servizi perché sono quasi Sono, sono già le Appunto le Quasi le 8 Cioè quasi oh, Che cacchio ho detto Sono quasi le Le 5 e, e mezza Io devo uscire Quindi mi tocca Ah è Simba lì Mamma mia Simba uh, Gironzola Come un drogato Senza parole No veramente ragazzi Quando cammina Fa con la testolina A testa così Come un cretino Eccolo là Aspettate Ah mo cammina normale Eh, là, ciao. Ah, mo' cammino normale. Hanno fatto, hanno fatto una patch d'aggiornamento? Ah, te la fai versione oscura? Giusto. Ci sta, oh. Azza la prima: cioè, ti fai la nona run. E questa è la prima che la fai. Dark side. Ok, ok, la gente ha iniziato a leggere. Orario di lettura, ragazzi, veramente. Mm, buono. Buona sapersi. Allora. Allora, qua tutta sta roba, ora dobbiamo venderla. Cioè, venderla, scusatemi, dobbiamo sistemare, sì, perché... Mettiamo a posto qua, così abbiamo tutto a portata in mano, signori. Soprattutto per i nuovi eventi, perché... Mh, se introducono i personaggi, signori, dobbiamo avere tutto a portata in mano. Di materiali, cibo, tutto. Come va? È molto male. Sono stanco. No, questo mi serve. Vendiamo questo. Eccoci qua. No, questo no. Ah, questo sì e questo sì. Pum. Ah, ma pure questo non l'avevo visto. 10.000, mamma mia! Ecco già siamo a un buon prezzo, dai. Arrivederci. Comunque, ripeto, questo gioco è sfizioso. Io lo consiglio per chi adora giochi tranquilli come questo. sbagliato. Eh. Su Cotor 2 che cosa? Ah vabbè ma ci sta, ci sta, per quello ti dà comunque la libertà di, di scegliere cosa fare, chi essere, quale ruolo vuoi interpretare, cose, vabbè ci sta, cioè è normale, sembra comunque un gioco di ruolo quello. Poi scegliere se è buono o cattivo Vedi quello stava con la radio Vedete come vi ho detto io Si mette ad ascoltare le cose Oh signore questa è Io intanto ho migliorato man mano tutta sta struttura Ah giusto mi sono scordato di prendere Vabbè la sedia la comprerò in un secondo momento signori miei Quanta roba Ah, giusto. Ho sbloccato molte cose. Anche animali, mi mancano pochissimi. Non qui. Ah, oddio. Dalle 6 di pomeriggio, ancora. Quindi ci vorrà ancora tempo. Eh, mi serve il corvo. Mi serve il corvo marrone. Sì, oggi mi serve. Qui mettiamo la roba che non mi serve: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, poi okay. mettiamo questo. C'è una pianta che mi sono scordato di mettere a posto: eh, shh, tutto normale, signori. Sì perché qua metto il pesce e il cibo perché comunque possono aumentare Se mi danno Se mi metteranno a dare delle nuove aree Sicuramente il pesce e il cibo questo tipo varierà Quindi Ci sta Come la rage? Vabbè ma ci sta eh. è normale Cioè se tu fai una determinata categoria è naturale che puoi avere solo determinate cose o comunque adatte, idonee solo per quella fascia e categoria di, di ruolo, insomma. Ecco. Allora, prima di chiudere, questo lo faccio vedere per chi è da un po' che non, 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 è mai sta, non ha visto la serie, cioè la serie di uh, Disney Din Valley, allora vi confermo che... Che, che la nostra cara depressa, sì, che la nostra cara nostra amica depressa, sì, perché abbiamo quella depressa, sta a casa nostra. La cara dimenticatorio, dimenticata, abita da noi. Ah sì, questi sono i miei vestiti. Qui dentro ho fatto la stanza per lei, con i costumi miei oltretutto. Sì, questa è la sua stanza, che tristezza. qua, uh, qui davanti c'è il mio studio. Giusto per farvi vedere: con altri costumi. Perché se no non va bene. E poi c'è quest'altro, ma molto approssimativo. A tema. Però questo non mi piace. Toglietelo per favore. Oh. Eccolo qui. A tema un po' estate, un po' giocoso. Infatti, ora me lo abbellirò un po' meglio. Bene. Oh, sì, quindi noi abbiamo come personaggi in compagnia. Abbiamo lei, che sta qui ogni tanto a casa nostra. Che tristezza. Vabbè, questa è la mia area con la cosa fotografica e per forza, ragazzi. Eccola, lei sta lì. Vabbè, ah quello devi vedere o fai tutto cattivo o non in quel caso, l'altro la devi gestire bene. Uh, Grius uh, con Kotor l'uno ha fatto tutto cattivo. Ha riata diventa proprio cattivo come personaggio. Madonna che ansia! Vi volevo far vedere, perché molti magari se lo scordano, non lo sanno, ma vi faccio vedere una cosa importantissima, tu fammi passare. Eccolo qua, signori. Questa è una cosa che forse molti di voi eh, non sa, ricordano, ve la faccio vedere. Allora, quello che state vedendo è la Dream Valley che si trova da un lato. Que se lo vedete è di qua. Vedete c'è il coso di Topolino, c'è il coso di ghiaccio, la foresta, il la sabbia, c'è la spiaggia, tutto il resto e bla bla. Però... Vedete? C'è un punto interrogativo Quindi vuol dire una congiunzione Un collegamento E là ci sono tre nuove aree Quindi può essere desertico Roccioso E, e qualcos'altro Primaverile o, una, o anche vulcanico Tipo vulcano Che cacchio ne so Sicuramente ci sono tre nuove aree da sbloccare Tre nuove aree In senso tre nuovi luoghi Territori Che ci verranno secondo me Agganciati Qui Perché vedete sembra che hanno un terriccio scassato quindi credo che questi tre terreni sono collegati quindi sono dei pezzi staccati e chi si ricorda come finì il video l'ultima volta della narrazione fa vedere Jafar quindi io penso essendo che hanno fatto vedere che da ottobre ok sottolineo la parola ottobre quindi è a breve Uh, ha mostrato una clessidra in, una, in un deserto quindi si pensa che si parla di Aladdin e, probabil e probabilmente il caro Jafar sarà un nostro antagonista che ci farà fare una, una nuova tipologia di storia narrativa secondaria cioè in senso questa principale ormai l'abbiamo fatta ma anche questa secondaria cioè, mo manca il continuo co perché quella principale ormai l'abbiamo finita. E infatti abbiamo pure la, la nostra amica che sta dentro casa nostra. Anzi, adesso tocca a adesso. Ma intanto gironzo solo Ah, e infatti ecco, mo sta qui. Giusto per dire. Eccola. Quindi e lei sarà d'aiuto Attenzione c'è una grande possibilità E questo ve lo faccio vedere così C'è una grande possibilità che io penso Vedete che questo è un terreno tutto collegato Io credo che quest'area Vedete quest'area qui Questi tre Vedete uno due tre Sti cosi qua Sti cosi grossi Verranno scassati E tolti E verranno ampliati Con il nuovo territorio Quindi sì, ci sarà il collegamento qui Secondo me Delle nuove aree Secondo me Ipotizzo Ipotizzo. Perché comunque il posto è grande Però le case sono tantissime E sono pure molto grandi Alcune sono anche più grosse delle altre Basta vedere questa, basta vedere quella Basta vedere anche il castello Vedete Ma appena mi può andare un altro un'altra casa Anche qui altre due case Se tutto va bene E qua cercherò di mettere Almeno una, due, tre, forse quattro case Qui almeno una e Qua me ne volevo mettere un'altra O anche qui Cioè È tutto da vedere Qua sicuramente due belle case ci vanno Qui forse due O una e mezzo Dipende Qua verranno messe un sacco di case Almeno una, due, tre Uno, due, tre Una Palesemente qui Qua forse due Forse Ipotizzo con il forse Però vedete Sono comunque poche case Se dobbiamo paragonare Qua forse A malapena due Qua due sicuro, qua una. Qui non lo so neanche se ci entra una casa. O, o almeno due case ci devono entrare. Qua stessa cosa, uno, due. Qua è palesemente una. Quindi ne possono venire, secondo me, due e mezzo. Quindi può essere, dipende da quanto sono grandi le case. Qua almeno due. Qui assolutamente una e speriamo di metterla. Qua due. Qua assolutamente una in più anche se buttata qua. O una qui davanti. O due qua o due o una bella grande con un percorso lineare qua ho molto spazio qui posso veramente decidere di mettere due case tre case una ai lati dipende poi se magari sono piccole posso metterle qua a meno due ragazzi aggiungendo case strutture a voi che fa qua ad esempio è tutto sab desert, sabbia quindi sì teoricamente qua vorrei mettere case 1 2 3 4 a meno 5 case Qui non lo so, dipende se questo si sblocca. Che cosa? I personaggi vedremo. Almeno un'altra casa la vorrei mettere qui. Anche se qua ormai ho fatto il pieno. Qua dovrei mettere una casa. Eh, forse. No, la vedo difficile, signori. Vabbè, staremo a vedere. Bene, sta iniziando pure a piovere, bellissimo. Allora, signori. Accipicchia. Vabbè. Bene, ragazzi, io credo che. Vi ho mostrato abbastanza perché non c'è più nulla da far vedere. L'unica cosa che posso dire è che ho il negozio, oggetti, questo tra il, domani verrà aggiornato. Abbiamo fatto un bel po' di cose. No, devo dire la verità. Io ho giocato tantissimo, tanta bella roba. Spero che introdurranno un nuovo regno perché attenzione, uh, ma roba, mi sono spaventato. Ora, la mia domanda è questo, se creeranno, attenzione, un'area desertica per poi introdurre il regno di, uh, di Aladin. Uno direbbe, ok, perché lo metteranno, può essere, essendo che qui sopra c'è la bella e la bestia. Eccola qui. Quindi qui, o qua, Aladdin. Quindi siamo già messi bene, quindi qua è un altro regno. Quindi saranno due... Aggiungiamo un terzo, un quarto, un quinto regno. Almeno cinque regni. Sicuro metteranno. Poi non lo sappiamo. Se introdurranno i regni anche da, altre, da queste altre porte. Vedete? È, è tutto da vedere. Certamente possono sfruttare i regni che hanno introdotto. A mettere nuovi personaggi. Per esempio, Wally qua. Iva. Assolutamente Iva. Questo Oceania, non so che cosa posso introdurre. tu posso introdurre anche il nuovo personaggio protagonista o chef. Mai dire mai. Toy Story, uh, Toy Story posso mettere di tutto, signori. Può uscire di tutto. Rex, uh, può uscire uh, Mr. Pappettato, può uscire uh, la, la ragazza cowboy, può uscire tanta roba. Barbie, Barbie, può uscire anche Barbie. Eh, Frozen Frozen uh, eh, Frozen Chi cacchio posso introdurre con Frozen uh, L'antagonista Quel principe del cavolo Uno dei troll Posso introdurre qualcun altro Poi abbiamo Vabbè È inutile dire Signori miei Simba Cioè eh, Re Leone Quindi qua posso introdurre uh, Timone Bumba Le Iene Nala No, la figlia no, la. come si chiamava? La figlia di uh, Chiara, la figlia di, di Simba. L'altro l'altro Kobi. Kobi si chiamava. Quindi, sì, posso introdurre qualcosa qui assolutamente. Uh, con uh, eh, la bella peste posso introdurre Gaston. Perché si è visto una casa che sembra uh, la cosa di Gaston. Rapunzel secondo me si sblocca come personaggio aggiuntivo Quindi non lo troviamo nelle, nei regni Perché ormai ci sono quasi tutti di Rapunzel Quindi credo che palesemente mancherebbe Eh no, no, in realtà no Potrebbe fare il regno di Rapunzel Introdurre lei insieme a quell'altro oh, rincoglionito col quel cavallo bianco Brave, mancherebbe Brave Quindi posso introdurre Brave Abbondantemente ragazzi Brave Biancanevi e Sette Nani. Cenerentola, ragazzi, manca Cenerentola. E Cenerentola mi posso benissimo mettere mh, anche le due sorelle, o no, spero di no, la, 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 la matrigna. Anzi, il principe azzurro. E Cenerentola, quindi, assolutamente. Abbiamo fatta smemorata, là. Qui sopra, ragazzi, pretendo assolutamente mostrare in Co. Perché abbiamo visto che ci stanno i personaggi Monster Co. Quindi già posso dire che due tre regni sono sicuri, eh? son sicuri. Cioè, uh, Monster Co. Cenerentola. Rapunzel. Questi tre. Poi non so, può essere che sono personaggi che vengono introdotti direttamente. Quindi, Aladdin, Appunto, Aladdin che possono essere introdotti qui, secondo me e quindi Aladdin deve sbloccare un bel po' di personaggi mi sono cadute le scarpe ok le pantofole lol quindi tanta roba e infine non lo so questo non so che cacchio posso mettere posso introdurre qualsiasi cosa signori veramente tanta roba ah Ralph c'era Ralph quindi qua Ralph spacca tutto e posso benissimo introdurre i personaggi quello anche di spacca internet quindi sì, posso introdurre un po' di. Certo, uno direbbe. Ma scusami, se non, eh, gli altri classici? Beh, Pinocchio, Biancaneve e i Sette Nani. Posso introdurli qui dentro, signori. Se il gioco va e funziona, ha successo. Queste porte verranno sbloccate su sicuro al 100%. Signori, per il momento si limiteranno sui personaggi che sono stati mostrati nel trailer, nel famoso trailer. Perché ricordatevi che i personaggi Disney mancano moltissimi. Ragazzi, mancano c chop. mancano... E io li voglio anche versione... Uh, uh, come si chiamano? Uh, agenti segreti. Assolutamente. Uh, manca il Libro della Giungla. Ragazzi, io voglio Mogli con la sua amica di Mogli uh, del Libro della Giungla 2. Voglio assolutamente Shere Ragazzi, voglio Shere Voglio assolutamente M Baloo voglio assolutamente baghera ragazzi io voglio personaggi questi voglio re Luigi voglio ecco ecco i regni che posso introdurre deserto dove puoi sbloccare la casa la struttura di Agraba quindi il sultano quindi vedere jasmine e forse Aladin. che poi l'antagonista appunto è uh, Jafar Jafar posso introdurre assolutamente non mi sorprenderebbe come cacchio si chiama? Uh, L'area boscosa dedicata alla foresta, non dico foresta pluviale, però una cosa verosimile. Eh, e mi possono benissimo introdurre uh, una struttura che può richiamare palesemente: ragazzi, palesemente può richiamare uh, il libro della giungla. Quindi, Re Luigi, assolutamente, che è una casa tutta sua. Baloo e... e um, uh, come si chiama? Balu, eh? e Baghera che posso vivere insieme. Una casa di paglia dedicata a Mogli con la sua amica. Signori, c'è tanta di quella roba che posso introdurre qua che a voglia fa. Va bene ragazzi, facciamo così. Spero che il video vi sia piaciuto. Mettiamo così che tanto ormai abbiamo fatto, abbiamo dato ormai io staccherei spero che la live vi sia piaciuta a parte che non abbiamo non c'è luce qui quindi accendiamo un po ecco qua meglio no meglio allora io qua vi saluto ok vi saluto spero che ripeto la live è stata molto semplice eh, molto semplice ma era giusto per fare qualcosa che dopo tanto tempo signori miei non faccio non faccio video da un botto. Volevo anche far oh, vedere... Semplice, eh? molto semplice. Ma era giusto per una donna. C'è stato l'eco perché, perché stavo guardando... <ride> LOL. Oh, Poi ho aperto la mia live. Allora, dicevo... Uh, sì. Ok, detto questo, io vi saluto. Stasera con i fratelli Globi a tema Star Wars Battlefront 2. Ah, a proposito, con i, con i ragazzi porteremo nei prossimi forse anche qualche live. Fall Guys. Uh, Party Animals. Assolutamente, qualche altra parte di Kingdom Beast, E mai dire mai su altri giochi, anche da solo. mo vedrò, me lo devo studiare. Qui sì. dal 38 al prossimo video, passo e chiudo. Bella, raga.